Buonasera, siamo ad un nuovo appuntamento del Festival Internazionale di Arte e Fede in programma ad Orvieto fino a domenica 23 giugno. Stasera siamo qui nella sede di Palazzo Coelli, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, dove assisteremo alla proiezione del film Segni del regista Matteo Ceccarelli, che abbiamo qui con noi insieme al produttore Nicola Salvi. Allora Matteo, spiegaci, diciamo molto brevemente, il valore dei miracoli eucaristici nei nostri giorni. Qual è il loro messaggio? Il valore è un valore molto soggettivo. Proprio qui nasce anche l'idea del titolo, Segni, cioè che cosa sono i miracoli eucaristici, al di là del miracolo in sé, quindi della trasformazione della particola nel miocardio, che è quello che viene raccontato nel documentario. I miracoli sono anche dei segni, cioè creano una frattura nella vita di ognuno di noi, dove c'è un prima e un dopo, e dove quel segno e quindi il miracolo oggi, come è sempre stato, diviene il riconoscimento della nostra fede. Cioè il miracolo non viene raccontato in modo edulcorato, ma viene raccontato proprio come riconoscimento di ciò in cui noi crediamo, no? E del percorso di vita che ognuno di noi, soprattutto i credenti, fanno nella propria vita. Questo è il significato. Ecco, nel film si parla, diciamo, di un certo dialogo, quindi tra scienza e fede, ma può esistere in realtà un dialogo tra scienza e fede? Quindi tra la razionalità, insomma, della scienza e l'evanescenza un po', diciamo, della fede. Il percorso che abbiamo sostenuto è stato proprio questo, anche con Elisabetta, che oltre a essere coproduttrice insieme a Nicola è anche coautrice, diciamo, dei testi. È stato proprio questo, cioè capire fino a che punto può arrivare questo rapporto, e questo rapporto tra fede e scienza in realtà ha una risposta, cioè sì, possono dialogare fede e scienza, come senza umiliare l'una con l'altra, cioè l'una deve essere testimone dell'altra. La fede si ferma nel momento in cui la scienza dice che quel pezzo di ostia è carne umana e non ha bisogno di indagare ulteriormente. La scienza trova una risposta scientifica a cui non può contraddire. Poi è nelle persone credere o meno al miracolo, però in questo modo, diciamo, in questo percorso, nelle persone che abbiamo incontrato e che vedrete nel film, nel documentario, c'è questo dialogo. Grazie. Quindi Nicola, spiegaci meglio come nasce questo film, parlaci un po' dei luoghi, delle persone che animano appunto il film, la pellicola. Ma il film nasce all'interno di un percorso che Officina della Comunicazione e Vatican Media da diversi anni stanno portando avanti, con l'obiettivo di trattare personaggi, eventi, temi della Chiesa, noti e meno noti. Ci siamo resi conto di quanto il tema dei miracoli eucaristici fosse forte, ma allo stesso tempo probabilmente poco raccontato dalla cinematografia e dal linguaggio del documentario. Da qui l'idea di fare un focus su questo tema, capire quanto poteva essere importante avere uno sguardo subito internazionale, partire da alcuni miracoli chiaramente che hanno riguardato l'Italia, però non potevamo trascurare Buenos Aires, non potevamo trascurare la Polonia, e da qui l'idea produttiva di riuscire a dare subito un corpo internazionale. Questo secondo me è interessante anche per la divulgazione internazionale di questo prodotto, perché potrete vedere la coralità di voci, di culture, di persone che, come dire, attorno a esperienze per certi aspetti diverse vivono però allo stesso tempo lo stesso tipo di esperienze. Grazie.